Benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi lunedì 24 gennaio. Ieri sera ennesimo scippo, questa volta nella centralissima Cale San Giacomo verso le ore 20. Dopo gli scippi avvenuti nei giorni scorsi, tre addirittura sabato sera, questo individuo continua a colpire, sembra soprattutto nelle giornate dal venerdì alla domenica. Autore dei furti sembra essere un maschio di corporatura esile, non alto, a bordo di un ciclomotore scuro, sembra essere senza targa e indossa un casco scuro. Non c'è zona della città che predilige rispetto alle altre, si muove tra Chioggia, quindi, e Sottomarina. Alle forze dell'ordine stanno arrivando varie segnalazioni sulla cui attendibilità si sta valutando. Chiunque abbia notato un ciclomotore scuro privo della targa o abbia informazioni utili è pregato di collaborare con le forze dell'ordine per cercare di fermare questo individuo prima che faccia male a qualcuno. La tipologia delle persone a rischio sono le donne che generalmente camminano sul marciapiede nella stessa direzione di marcia delle vetture, tenendo la borsa sulla spalla lato strada. I consigli che si possono dare sono camminare sul lato opposto della strada rispetto al flusso dei veicoli, in modo da vedere quelli che arrivano, tenere la borsa sul lato più distante dalla strada e camminare più distante dal bordo strada possibile. Nei giorni scorsi è venuto a mancare Davide Penzo. Chi segue Chioggia Azzurra lo conosce. Abbiamo parlato con lui lo scorso ottobre, quando ha riportato alla ribalta la vicenda che lo ha coinvolto dal momento in cui 30 anni fa ha voluto comprare la casa dove viveva attualmente. Essendo ubicata all'interno della fascia cimiteriale, risultava essere costruita con un abuso di cui Davide era all'oscuro e che per questo era stato sanzionato con 60.000 euro che non aveva. Nella vicenda che non vede chiarezza si è intrecciata la malattia, alimentata forse anche dallo stress, dovuto a questa spada di Damocle che gli pendeva sul capo e che forse nei giorni scorsi ha contribuito alla sua morte. Una famiglia ora si ritrova disperata, privata di un padre che col suo lavoro riusciva a far vivere dignitosamente i propri cari. La lenta e tortuosa burocrazia in questo caso ha lasciato una vittima. Il sindaco Mauro Armelao con Alessia Boscolonata del gruppo promotore di Chioggia Città per la Cultura 2024 ieri ha girato per la città accompagnando le telecamere di Rai 2 per le riprese del programma Si Viaggiare che andrà in onda prossimamente. Chioggia in queste ultime settimane si sta rifacendo di tutti gli anni in cui è rimasta sepolta nell'oblio, in un contorno di scarsa considerazione portata alla ribalta solamente per i fatti di cronaca nera. È già difficile capire la portata che potrebbe avere la menzione da parte del New York Times, prima fra le 52. Significa che chi nel mondo leggerà l'articolo del New York Times non dovrà arrivare fino alla fine dell'elenco per trovare il nome della nostra città, ma sarà il primo della lista, primo sopra di tutti. Questa è la candidatura a Capitale Italiana per la Cultura 2024 e la visibilità che da tutto ciò sta derivando rappresentano un'occasione più unica che rara per il nostro territorio. Oggi, a partire dalle ore 15, il sindaco Armelao sarà su radio ECN New York per parlare di Chioggia e dell'effetto mediatico positivo che si è generato dopo la diffusione dell'articolo del New York Times. Con lui ci sarà Fabio Casson, un nostro giovane concittadino, curioso della storia di Chioggia, che per Wikipedia ha scritto numerosi articoli sulla storia di alcune chiese di Chioggia e che dalla storia di Chioggia ha dedicato una pagina Facebook, Chioggiapedia. Fabio ieri ha fatto un passaggio su Radio DJ dove ha parlato della sua pagina Facebook e della candidatura di Chioggia a Capitale Italiana per la Cultura. Non solo, ma ieri nella trasmissione Studio Aperto di Italia 1 dei canali Mediaset, la cui troupe ieri era stata vista in giro per Chioggia in più parti,
ha mandato in onda un servizio durato 1 minuto e mezzo abbondante, il cui tema è stata la nostra città, raccontata per le sue bellezze. Sembra che Chioggia sia entrata in un vortice positivo che può portare alla realtà solo risultati positivi. Per cui non lasciamoci scappare questa occasione, bisogna cominciare a dare risalto ai nostri pregi e mitigare i nostri punti deboli, oltre che cercare rimedi alle 1000 problemi che ci affliggono. Non facciamoci trovare impreparati in quest'anno in cui potrebbe giocarsi l'occasione di una vita. Sabato sera, verso le ore 22, l'autopompa dei Vigili del Fuoco si è diretta a sirene spiegate verso il centro storico, fermandosi alla volta di Calle Madonna. Gli uomini si sono diretti in velocità verso metà calle, entrando in un'abitazione da cui all'ultimo piano usciva del fumo. Sono saliti muniti di bombole per precauzione, non sapendo la portata della situazione di emergenza di fronte alla quale si sarebbero venuti a trovare. Nel frattempo giungeva l'ambulanza del SUAM 118 per fare eventualmente fronte alla peggiore delle evenienze. Già presente sul luogo la gazzella della Polizia di Stato. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che la situazione di emergenza sia stata immediatamente circoscritta e non ci siano stati feriti o intossicati dal fumo che si sprigionava da una soffitta. Al termine dell'intervento, la soffitta in questione è risultata essere inagibile, in pessime condizioni, probabilmente appunto inagibile, ma si saprà nelle prossime ore dopo attente valutazioni. Critiche le condizioni delle soffitte adiacenti. Gli interventi dei Vigili del Fuoco in centro storico sono sempre un campo di addestramento per il corpo, per le difficoltà che si incontrano ad avvicinare i mezzi all'esatto luogo in cui si presenta la necessità di intervento. Calle Madonna è comunque una calle larga transitata da vetture, per cui intervenire è stato relativamente nella norma, ma ci sono calli molto più strette dove far giungere i mezzi è impensabile. Si sta entrando nel vivo per quel che concerne il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Infatti il Comune di Chioggia, capofila nell'ambito 14 con i comuni di Cavarzere e di Cona, per la missione 5, componente 2, che riguarda 3 macro aree riguardanti l'inclusione sociale, ha lavorato per presentare attraverso la Regione Veneto manifestazioni di interesse su progetti in ambito sociale. La progettazione ha visto la sinergia quindi tra enti e il privato impegnato nel sociale, volta a intercettare risorse utili per potenziare i servizi sociali in modo che la cittadinanza possa trarne beneficio e per dare l'avvio a nuovi piani a favore di persone che ora vivono una situazione di disagio sociale. Lo scorso 21 dicembre c'è stata la convocazione da parte della Regione Veneto per presentare la missione 5, la quale verte nell'ambito dell'inclusione e della coesione sociale, ricorda l'assessore alle politiche sociali Sandro Marangon. Subito dopo si è discusso con i rappresentanti del terzo settore fino a preparare 15 manifestazioni di interesse che sfoceranno in progettualità in modo da partecipare ai bandi che saranno pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si è trattato di un lavoro di squadra che ha visto coinvolti gli uffici inerenti e gli enti, l'US Tre Serenissima e soggetti privati, realtà diverse che ora sono riusciti a condividere un metodo di lavoro, obiettivi e contenuti. Ora l'attività continuerà per l'elaborazione dei progetti coinvolgendo tutti in modo da poter ricevere nuove risorse da investire nel sociale. Le macro aree riguardano sostegno alle persone vulnerabili, prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, percorsi di autonomia per persone con disabilità, housing temporaneo e stazione di posta. Ognuna di queste presenta ben specifiche linee di intervento. I progetti sono stati pensati per conciliare le esigenze dell'ambito territoriale sociale, che dopo l'uscita dei bandi sarà impegnata a concretizzare le manifestazioni di interesse, trasformandole in progetti, il cui avvio è previsto durante quest'anno e il cui termine sarà per il 2026. Il rammarico dei pescatori è tangibile di fronte a questo ennesimo smacco che viene dato alla categoria. Ciò che inasprisce gli animi adesso è quanto viene comunicato riguardo i fondi stanziati dal Ministero al Consorzio
Venezia Nuova per pagare i debiti pregressi e poter continuare i lavori per il MOSE, a cominciare dalle opere di compensazione, quali il porto rifugio e le conche di navigazione. La categoria è in ginocchio, non sembra che ci si renda conto dell'impatto socio-economico che da ciò può derivare. Il numero degli operatori nel settore dell'indotto Chioggia-Veneto in Italia è tale che non si può far finta di nulla. Le parole dell'armatore Elio Dall'Acqua sono dure. Per chi lavora nella pesca e che deve rientrare in porto in una giornata di maltempo, trovarsi davanti alle barriere del Mose sollevate non costituisce una bazzeccola. Tra le dighe il maroso è ancora più feroce di quanto lo si può trovare in mare aperto. Mantenere la stabilità della barca, preservando la distanza dalle altre che devono rientrare in porto, non è facile. È pericoloso, si parla di sicurezza. I pescatori non vengono messi in condizione di sicurezza nel momento in cui si attivano le barriere, senza tenere conto del numero delle unità da pesca che si trovano in mare aperto e che devono rientrare. Si dice che per mettere una categoria di persone in sicurezza i soldi ci siano, ma non possono essere spesi per questioni burocratiche. Si sentono le promesse che il primo cittadino riporta da Roma, dopo che dal ministero gli vengono fatte tutte le rassicurazioni del caso. La categoria viene invitata dagli stessi rappresentanti regionali a rivolgersi a un avvocato per far valere i propri diritti. Si sentono rassicurazioni sul fatto che si sarà risarciti delle giornate perse a causa del MOSE. Non si sentono i sindacati esprimersi a riguardo. Si sentono sprecare parole dal momento, ma alle parole deve seguire concretezza. Ora servono i fatti. Perché avevo visto questo negozio aperto già da un po' di tempo, ero passato un po' di volte ma sono sempre in corsa, poi ogni volta che vengo qua c'è una sirena che passa e quindi sono scappato e quindi sai, noi cerchiamo porti, notizie. Porti fortuna, dai. Però sono riuscito a entrare l'altra volta, ho visto qui un sacco di caramelle, tante anche le mandorle caramellate, tutte queste cose qua, sì. E so che ci sono anche tante offerte. Ci sono anche tante offerte, sì, beh, adesso abbiamo dei panettoni, gli ultimi pezzi, proprio li abbiamo messi a 10 euro, ma abbiamo noi di solito dei panettoni con lievito madre, molto molto buoni, di pasticceria di livello. Poi abbiamo anche questa offerta fantastica, secondo me, perché vai a risparmiare, è una candy box, praticamente, sono 1,2 kg di caramelle, 12 gusti assortiti a vostra scelta, potete scegliere, e costa solo 18,90 euro, quindi al posto di 2 euro letto andreste a risparmiare sui 5 euro, quindi diciamo un bel risparmio e anche comunque oltre al risparmio una bella sorpresa, anche una bella così per fare un po' di colore su queste giornate un po' grigie ultimamente, ecco, si può sposare bene, ecco, anche per e quindi chi vuole tirare sul morale viene qua, caramelliamo e ha questa montagna di caramelle per sole, ecco, per sole 18,90 euro. I problemi attuali sono numerosi, 2 anni di pandemia con conseguente calo della richiesta a causa delle difficoltà vissute negli Horeca. Il problema Mose che non vede soluzioni, le barche ferme all'ormeggio a causa Covid, contagio, quarantene, marinai che si sbarcano in quanto è più conveniente stare a casa con il reddito di cittadinanza che fare la dura vita del pescatore. Chi lavora nel settore è amareggiato e deluso, sono tantissimi che continuano a prestare lavoro nonostante siano già in pensione, sono tanti gli armatori che stanno aspettando che esca il decreto per il taglio delle barche per fare domanda e disarmare il peschereccio, togliersi il pensiero di dover continuare a fare questo lavoro che sta snervando gli animi. I fondi per il taglio delle barche saranno troppo pochi per accontentare tutti coloro che intendono aderirvi. Saranno molte le domande che non saranno soddisfatte. Un mestiere che passava di padre in figlio e che si continua a fare solo perché c'è un immenso amore per il mare. Il prossimo mese si prevede che molti pescherecci cominceranno a fermarsi o per mancanza di marinai disponibili a lavorare alle certezze attuali o per gli introiti derivanti dal pescato troppo bassi per coprire le spese, che con il caro gasolio sfrecciano verso l'alto.
il caro gasolio, solo l'ultimo in ordine di tempo tra i problemi che sta vivendo sulla propria pelle la categoria. Sta aumentando il costo delle reti, dei cavi d'acciaio, di tutto quello che serve per armare una barca e metterla nelle condizioni di lavorare. La categoria si sente vicina al punto di non ritorno. Servono misure concrete e urgenti. Serve consapevolezza che il punto di non ritorno non riguarda solamente la categoria dei pescatori e dell'indotto, ma di tutti coloro che del pescato italiano vivono. Fino al 31 gennaio espone alla Galleria G1 in Cale San Giacomo Silvio Zago, un artista cavarzerano arrivato a Chioggia con una parte della propria collezione. La sua tecnica è olio spatolato su tela e usa campiture in acrilico come sfondo e aggrappante. Le sue vedute sono canali chioggiotti, con ricordi di vele spiegate al vento come non se ne vedono più, vedute lagunarie e paesaggi del delta del Po, vedute che accenna con semplici tratti ma nei quali viene data una grande importanza al colore e al suo mutare a seconda della stagionalità, passando da tinte calde a tinte fredde, offrendo un bel panorama di ambienti tipici delle nostre zone con atmosfere tranquille e pacate. La Regione Veneto comunica che da ora è stato dato il via libera al tampone antigenico rapido per dichiarare il termine dell'isolamento. Sarà possibile quindi effettuarlo sia nei centri abilitati che nelle farmacie. Sarà possibile farlo anche dal proprio medico di medicina generale. In ogni caso i costi sono e restano a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Siamo tornati qua di Elisa. Ciao, Elisa. Benvenuti. Togliete la mascherina, dai, tanto io ho questa FP2, siamo sì, di tanti, dai. Io sono super vaccinata. Intanto complimenti che col video che ti abbiamo fatto hai fatto un successo enorme, bisogna che ti utilizziamo qualche altra volta per qualche altra cosa. Ho visto, grazie, anche marito vostro, sono contentissima e anche perché ho visto i dati, i numeri, sono super contenta. Adesso mostraci uno dei tuoi articoli. Volevo presentarvi un articolo che noi teniamo da lì di Bijou, che è la collana del momento, la collana nome, in questo caso è il mio nome perché me la sono presa per giusto. Me. Però se qualche cliente, visto che va di moda, ha bisogno di una collana con il nome suo, basta che mi contatta nei vari social, Messenger, WhatsApp o in direct, certo. E io giro il nome al fornitore e in 2-3 giorni la collana arriva. Ci tengo a dire che è in acciaio inossidabile, quindi uno può andare al mare, uno può andare, che rimane sempre bella, se vuoi riprenderla di nuovo, è molto bella. E quindi ha un prezzo, lo posso anche dire, questa collana costa 25 euro, e devo dire che è prezzo qualità ottimo. E niente, per qualsiasi informazione contattatemi pure in privato, insomma. Tanto ti ringrazio ancora perché grazie a te. Il mio negozio, comunque sono arrivate persone nuove. E spero sempre di più, man mano che quando vuoi passa, sei ben accetto e niente. Grazie. Grazie a te.
In ricordo dei martiri, dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, oggi, lunedì 24 gennaio, all'Auditorium San Nicolò ci sarà uno spettacolo organizzato per le scuole, dal titolo Le bambine di Teresina, a cura di Faber Teatro, con ingresso alle sole classi che hanno aderito all'iniziativa. Sono previste due recite, una alle 8:30 e una alle 11:30. Ieri pomeriggio si è svolta presso la cattedrale di Chioggia la Santa Messa, concelebrata dai sacerdoti della diocesi, di saluto al vescovo Adriano Tessarollo a fine mandato. Presenti i sindaci dei comuni della diocesi, le autorità civili e militari e il clero. Al vescovo il sindaco Armelao ha donato una targa in segno di riconoscimento per quanto fatto in questi anni per la nostra città. Il 30 gennaio si insedierà a Chioggia, la diocesi di Chioggia, il nuovo vescovo Monsignor Dianin. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 24 gennaio, la farmacia Ancona al Lido in Viale Padova, io vi saluto. Vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!